Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo con la fiera di Sant'Andrea, sabato 1-12-2018, Gorizia, guardate che coreografia, albero, luminari, una cosa veramente spettacolare. Bene, qua c'è il mio generale che Brava, generale, fotografa brava. questo bellissimo albero, questa bella città, perché lei viene da Cordovado, naturalmente dal Veneto, non si dice Veneto ma Friuli Venezia Giulia, guai, eccola qua, guai a dire così. Bene, comunque fotografa il nostro castello che è una cosa favolosa, guardate un po' questa stella cometa che se la vede perfino dall'Ungheria, naturalmente, scherziamo. Bene, comunque allora diciamo che qua perfino la grande Benetton che era venuta in quell'epoca a Gorizia, mi aveva detto che castello favoloso che avete, certo, abbiamo un castello da favola. Bene, siamo alla Fiera di Sant'Andrea, una fiera praticamente tutta ben ordinata, perché anche grazie al terrorismo, adesso c'è questa security, hanno speso 30.000 euro, però io mi domando, questi 30.000 euro potevano darli alla Protezione Civile o all'Associazione Carabinieri, alle varie associazioni, e ti gestivano loro le cose del terrorismo. Guardate che colori, guardate che colori. Bene, comunque questo del terrorismo noi ci romperà le scatole per sempre adesso. Pubblicità. New Look Roberta, Corso Italia 202 Gorizia, dove vedete il grattacielo, è impossibile non rintracciarla questa bellissima donna con un sorriso speciale. Qua ci sono tutti gli orari, però per l'appuntamento, ecco la bellissima Roberta, grande parrucchiere di Corso Italia 202, però per gli appuntamenti, se volete, potete chiamare al 0481 32517, vi risponderà questa bellissima parrucchiera. Oggi vi aspetta anche per tutte le belle conciature, perciò acconciature femminili e maschili, se volete apparire, che la vostra donna vi ammiri in un modo pazzesco, dovete andare dalla grandissima Roberta. E voi donne, se volete che l'uomo si accorga di voi, guardate un po', dopo finito il lavoro si accorga di voi, venite dalla parrucchiera New Look Roberta, Corso Italia 202 Gorizia, telefono 0481 32517, fin della pubblicità. Bene, salutiamo la grandissima Roberta, una potenza, un sorriso veramente da favola. Bene, allora diciamo, quest'anno la Fiera Sant'Andrea è stata tutta bella, ordinata, le bancarelle tutte a destra, i giochi, la fiera tutta in piazza Cesare Battisti, praticamente, e tutto quanto, la gente poteva camminare tranquillamente, grande successo, diciamo, tantissima gente, però bancarelle non tantissime, diciamo. Non tantissime, ecco qua, guardate qua le noccioline tostate, le noccioline per fare anche i grandi torroni, no? Bene, però non abbiamo mangiato neanche un torrone, guarda un po'. Bene, comunque allora qua facciamo una bella carrellata, siamo in via Roma, e dove c'è l'auditorium, che è sempre chiuso l'auditorium. E qua intanto andiamo a vedere un po' tutta questa mercanzia di tutte queste bellissime cose. Poi vi farò vedere anche le due giostre più particolari, la giostra dell'amore, la chiamo io, e la giostra è il Tagadà, che praticamente è quella che fa più successo ogni anno, praticamente i bambini, la gente, è veramente un pienone strepitoso. Costava un po' caretto, comunque. Bene, qua c'è tutta la gente che va in questi mercatini, belli comunque. Siamo il sabato, la sera, e qua noi facciamo una bella carrellata. Ecco l'auditorium, sempre chiuso, sempre chiuso. Non si sa quando che riusciranno a aggiustare queste cose qua. Bene, comunque proseguiamo il discorso. Allora diciamo che è una fiera ben ordinata, come si dice, tutte le bancarelle tutte a destra, e però diciamo anche una brutta cosa, che in corso neanche una bancarella, somigliava che il corso era vuoto e tutte le altre parti era pieno. Ecco, peccato, no? Perché potevano mettere anche un paio di bancarelle, ma però la sicurezza io penso che è quella, è la colpa, la sicurezza. Poi abbiamo inaugurato l'albero. C'è questa pista di ghiaccio, la più grande della regione, che è ancora là, che sta aspettando il ghiaccio. Io non so, non si riesce a capire come mai, questo motivo. Invece a Monfalcone c'è già questa pista di ghiaccio, nei vari posti, la pista di ghiaccio al coperto, ma con la grande Cisin non c'è niente cosa fare. Comunque
Eccolo lì, guardate la stella da lontano, stella cometa. Comunque noi facciamo lo stesso gli auguri al sindaco Rodolfo Ziberna, che lui non dice no, sì. dopo, facciamo dopo. E qua c'è la grandissima Manu con la pasticceria Bensa, salutiamo il grande Giancarlo e tutto lo staff, eccola lì, la grande Manu, la potenza. Bene, allora salutiamo la grande Manu, salutiamo la pasticceria Bensa e qua c'è i 90 anni di Santa Gorizia, però non mi ha neanche chiamato, guardate un po' che roba, non ti mandano i comunicati in tutti i giornali di qua e di là e nessuno non li cavola, no? Noi che possiamo benissimo pubblicizzare un po', che siamo gli unici, la TV del popolo, siamo la TV del popolo, che abbiamo 30 anni di archivio e non ti mandano niente. E loro festeggiano 90 anni, guardate qua, 1-12 e più 11. Loro festeggiano 90 anni, non ti chiama nessuno, praticamente non va a filmare nessuno, non c'è niente in archivio, ma guardate un po'. Io che ho 30 anni del folklore, Santa Gorizia, 30 anni, mica uno, 30, No, si dimenticano, no, loro te le mandano i comunicati stampa al piccolo, ai vari giornali, però Gorizia TV manco per cavolo. Ecco, avete visto? Non ci viene nessuno. Bene, allora andiamo avanti con questo discorso, siamo in corso. Eccolo, salutiamo il nostro amico. Eccolo qua, questo si merita, io ridò sempre, perché questo veramente si merita, è un amico tedesco naturalmente, ma comunque questo qua veramente si guadagna il pane, io questo sono dell'idea, non quelli che vanno fuori dai supermercati, buongiorno, buonasera, sono tutti che chiedono soldi, io non lo so, veramente bisognerebbe bloccarli quelli dei supermercati. Bene, comunque andiamo avanti, siamo in corso. Devo dire che devo fare gli auguri al grandissimo sindaco Rodolfo Ziberna, che lui non fa sapere a nessuno, però ci siamo ricordati, 29 novembre del segno del Sagittario, io non so quanti anni ha, avrà 41, 42 penso, quell'età lì, questo grande sindaco, questa grande potenza, però come dico l'avrei messo piuttosto come deputato, come quell'altro che chi l'ha visto, perché lui e la Fasiolo sono due personaggi che parlano tanto, ma fanno anche tanto e poi anche lo dicono in piazza, lo dicono ai giornali, cosa hanno fatto, cosa non fanno. No, invece questo qua manco te lo vedi naturalmente, no? Ecco, allora io dico, cosa ci serve noi un deputato di questo genere? Poi già in regione non abbiamo una voce, non abbiamo una voce che ci tutela. Attenzione che adesso andiamo con la pubblicità col grande Fuchs, attenzione, vai con la pubblicità, perché ci doveva essere la gioielleria Oreficeria Fuchs Riccardo. Naturalmente questa oreficeria è dal 1895 che sono qua, è la quinta generazione, cari amici, perché è nato anche il piccolino. Bene, allora questa oreficeria, vi ricordo subito immediatamente, visto che siamo ecco il grandissimo Riccardo, saluto anche la famiglia, vi ricordo che adesso sta arrivando il Natale, le feste, e qua ci sono delle cose magnifiche, orologi, GTZ, ma di tutte le marche, cose veramente favolose, e poi gioielli di Mirko Visconti, se volete fare dei regali veramente favolosi, dei prezzi anche molto speciali, venite alla Oreficeria Fuchs, grande, che dal 1895, che sono in via Rastello numero 26 a Gorizia, guardate i gioielli di Mirko Visconti, una cosa veramente favolosa, venite qua in via Rastello 26, Fuchs Riccardo, per i vostri regali, viene la pubblicità. Bene, salutiamo il grande Fuchs, Oreficeria Fuchs, perché? Perché sono persone che praticamente aiutano, ti danno un contributo per poter andare avanti, no? Saluto questa dolcezza qua, io la chiamo la Leonessa, ecco, ho fatto il matrimonio tantissimi anni fa a questa dolcezza, saluto anche la sorella, allora diciamo...
Sì, ti danno una mano e ti danno un contributo per andare anche avanti. Questa è veramente una bellissima cosa. E adesso andiamo invece con la giostra dell'amore. Io vi lascio e sentiamo l'audio. Schiaccioli, non rovinare la ragazza. Arrivati e bene, avete visto che successo? Avete visto un successo veramente mega galattico? Io la chiamo la giostra dell'amore. Ecco, anche il generale voleva portarmi su perché così la posso baciare. Ma ti bacio lo stesso, caro generale. Bene, scherziamo sempre. Allora, andiamo avanti, siamo in corso. Ecco qua. Adesso noi proseguiamo il discorso. Questo tour di questa fiera di Sant'Andrea 2018. Ho fatto vedere la fiera del 2002, guardate qua, guardate qua, non c'è proprio questo grande super pienone, ma comunque dai, si va avanti. Bene, allora diciamo, siamo sempre sabato, facciamo la carrellata dei bar, siamo in corso Italia verso l'uscita. Eccoci qua, adesso andremo avanti. Allora siamo quasi alle fasi di conclusione di sabato e tra poco entreremo alla fiera di Sant'Andrea di domenica. Eccola qua, domenica, la security, il generale che fa la security su e giù. Benissimo, scherziamo, gli rompo sempre le scatole questa povera donna. Bene, allora siamo all'inizio di Via Verdi, di Corso Verdi. Qua ci sono dei bellissimi quadri, tanta merce. Adesso andremo a vedere le altre giostre. Tanto facciamo una bella carrellata, sempre in questa via. Eccoci qua. Qua siamo via Oberdan, via Boccaccio, Corso Verdi. Adesso ci inoltreremo in piazza Cesare Battisti, dove che vi ho fatto vedere prima la giostra dell'amore. Guardate le bambole. Questa è domenica, cari amici, questa è domenica. Domenica, fiera di Sant'Andrea. Qua c'è veramente tantissima gente. Una fiera che ha, adesso non so, mi sembra di aver sentito dire 400 anni, una fiera così, Ecco qua i bambini. Qua venivano da tutte le parti, da Tolmino, da Caporetto, da tutte le parti per venire a vedere questa fiera a Gorizia, veramente tantissimi sloveni. Perché era una fiera tipica che qua si veniva a comprare, a smerciare, a fare tantissime cose. Ecco qua i bambini, guardate che bello. È perché ogni tanto portarli a fare un giro nelle giostre veramente ci vale la pena, sempre delle bellissime giostre. Questi salti su e giù, che non so il nome di questa giostra. Ecco le bancarelle. Ho notato che le bancarelle c'era tantissima gente che sparava, che lanciava delle cose contro per vincere delle varie cose. Ho visto questi posti veramente pieni. Ecco qua un'altra giostra.
sempre la giostra della Mora, adesso non mi ricordo, l'ho filmata giusto che sono entrato qua. Ecco gli autostop, scontri per i bambini, la pesca, e guardate quanta gente alla, a questa che non è una giostra, è un pallone che si mette dentro nell'acqua, si gonfia e si mette dentro il piccolino, guardate un po', dentro nell'acqua, è bellissimo anche questo, però 5 minuti costava 5 euro. Ecco qua, guardate qua come che sparano per prendere i giocattoli. Questa dovrebbe essere quella della paura, mi sembra, Scegliere quale puoi prendere. Guardate qua, guardate anche qua. Pieno, si torna di nuovo a queste giostre a sparare, a prendere i giochi. Proseguiamo sempre il discorso. Eccoci qua. Ed eccolo qua, questo è il Tagadà. Attenzione, adesso andiamo con la pubblicità. Andiamo immediatamente con la pubblicità. Ecco qua, Fonderia Oro, compro oro, vi aspettiamo in via Oberda, angolo Piazza Vittoria. Se avete oro a casa potete benissimo portarlo lì e potete prendere dei bellissimi soldini. Fonderia Oro, via Oberda, fine della pubblicità. E allora andiamo con il Tagadà. Bene, allora siamo quasi all'ora alle fasi di conclusione, nel senso con la festa del Tagadà. Abbiamo i giovani che si vogliono divertire, che è anche giusto, perché un po' di divertimento ci vuole in questa città, e loro piace. Bene, adesso proseguiamo il discorso, andiamo sempre con i bambini, altra giostra, bellissima anche questa, ecco qua. Ma ho notato veramente che, guardate come che spara, guardate come che spara, erano tutte le bancarelle piene, Là c'è la giostra, quella grande, ecco qua, questa è un'altra giostra, la ruota, questa è la ruota, sono andato su un giorno, ma quest'anno non avevo voglia di andare su a filmare dall'alto questa volta. Bellissima anche questa, e adesso questa c'è un'altra che anche questa, se vuoi digerire basta che vai lì sopra e non c'è problema.
Bene, siamo a quasi di fase di conclusione, la ruota e quell'altra giostra che adesso non so il nome, che lì se vuoi digerire vai tranquillamente lì sopra. E ecco un'altra. Poi c'erano anche le gabbie, che mi ricordo che io andavo, riuscivo a fare il giro, adesso me lo sogno. Ecco un'altra, e adesso siamo quasi proprio alle fasi di conclusione, cari amici. E chiudiamo qua con la fiera di Sant'Andrea, con la sicurezza e col generale che va su e giù per cercare di sicurare la gente. Bene, allora un grande salutone, ci vediamo il prossimo anno 2018, Sant'Andrea.